Il concorso musicale internazionale Città di Fano, anche nell'edizione 2024, ha fatto registrare una grande partecipazione, organizzato dall'Associazione Arte Musica in collaborazione con la Fondazione Carifano e il patrocinio del Comune. L'evento era dedicato ai giovani clarinettisti. I concorrenti, 7 ragazze e 17 ragazzi dai 19 ai 26 anni, sono stati accolti venerdì scorso per le selezioni aperte al pubblico davanti alla giuria, la quale ha fatto una prima selezione ammettendone 10 alla semifinale del giorno successivo. La finale poi si è tenuta nella mattinata di domenica, mentre la sera i vincitori si sono esibiti in concerto. Quest'anno però, nonostante il buon livello dei partecipanti, la giuria di alto spessore è stata particolarmente esigente, tanto da non assegnare il primo premio. La selezione si è quindi conclusa con 2 secondi posti a pari merito, andati all'italiana Francesca Bolognesi e al cinese Zhuang Weiqi, che vive a Parigi, mentre al terzo posto si è classificato il giapponese Gen Tanaka, che vive a Strasburgo. Svanito dunque il primo premio da 2.500 euro, i 2 secondi si divideranno, quello da 1.500, mentre il terzo riceverà 500 euro. Come è andata questa edizione? Molto bene, direi, perché abbiamo prima di tutto avuto 25 iscritti, che per un concorso è tantissimo. 25 iscritti sono veramente tanti, guardando un po' anche gli altri concorsi che ci sono in Italia e in Europa. Quindi è andata molto bene, anche perché il livello era molto molto elevato, abbiamo avuto una giuria di eccezione come sempre, perché avevamo il maestro Meloni della Scala, il maestro Enrico Maria Baroni della RAI e il maestro Luca Sartori del Teatro San Carlo di Napoli, il nostro Giuliano Giuliani, che è un fanese ma è stato 40 anni lobo del Comunale di Bologna, quindi una giuria di grande livello. I ragazzi molto preparati, quindi in generale veramente siamo molto contenti che questa cosa cresce ogni anno. Il successo dell'iniziativa, ha commentato il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola, testimonia non solo il talento dei partecipanti provenienti da tutta Italia e da diversi paesi, ma anche l'importanza della musica come linguaggio universale. La Fondazione Carifano è lieta di sostenere manifestazioni che valorizzano l'eccellenza musicale giovanile e promuovono l'incontro tra culture diverse. Ci rende molto orgogliosi, perché 4 anni fa siamo partiti con questa iniziativa non sapendo come poteva essere accolta. Invece c'è un grande successo di partecipazione da parte dei giovani e quest'anno ci sono stati tantissimi iscritti. È una iniziativa di altissimo livello, perché i giovani che partecipano a questo concorso sono giovani molto professionalmente molto capaci, e quindi da parte nostra questa iniziativa è una delle iniziative meglio riuscite.